conosciuto Roberto Steduti quando stavo preparando la mostra di Mannucci e il suo tempo, quindi non tantissimi anni fa, in sostanza. Questo vuol dire forse inizialmente due cose. Cioè, la prima è che un tipo di lavoro come quello di Steduti, proprio perché la sua intensità è in rapporto alla sua, come si può dire, al fatto di essere un po' nascosto, un po' appartato, e forse riesce a difendere il suo specifico proprio per questa sua appartatezza. Ma il fatto che l'abbia conosciuto soltanto 5 anni fa in realtà vuol dire, o 5 o 6, perché insomma, in realtà preparando la mostra poi ero venuto molte volte qui a Fabriano, vuol dire anche che in qualche modo, malgrado tutte le aperture, buone volontà, uno storico dell'arte contemporanea, un critico d'arte contemporanea, finisce per essere abbastanza lontano dal mondo dello specifico nel quale Roberto è sovrano, che è quello dell'incisione e poi, se vogliamo, addirittura dello specifico dell'acquaforte. Purtroppo l'Italia è un paese dove non esiste la cultura, ma esiste l'incultura della grafica, e questo è venuto crescendo soprattutto nella seconda metà del secolo passato. Probabilmente ci sono state delle operazioni sbagliate che, partendo forse sostanzialmente, una emarginazione, che è un'emarginazione proprio sul piano della circolazione, ma sul piano a monte della cultura. Perché io mi sono un po' interessato di grafica nella lunga attività, e non so, a parte che mi ero appassionato di Bartolini già molto giovane, ma insomma mi sono occupato per esempio di Guerreschi, che è un grosso incisore, ma oggi Guerreschi, se si ricorda, si ricorda della pittura, ma in genere non credo che siano molti a ricordarsi dell'incisione, eppure si muoveva nell'ambito dell'incisione in maniera molto specifica, come De Vita, insomma ce ne sono molti. Voglio dire che anche da parte degli addetti ai lavori, come si dice, addetti ai lavori, in realtà la conoscenza proprio, la consapevolezza e la conoscenza dello specifico della grafica nel senso di quello che diciamo che è considerato come un ambito di cultura visiva specifico, perché oggi grafica diventa una cosa molto, molto ampia, per cui potrebbe entrarci la grafica pubblicitaria e così via. No, intendiamo proprio l'ambito dell'incisione, poi più recentemente nel tempo l'ambito della litografia. Ecco, sono un universo specifico della comunicazione, in parte totale, come nel caso di Steduti, all'ambito della questo ambito appunto della cultura della grafica, cerco di verificare l'acqua tinta e un po' di vernice morte, poi questo magari lo puoi anche spiegare tu se vuoi, o lo spieghiamo di fronte, anzi meglio ancora, perché non è poi tanto facile diciamo discernerlo, soprattutto in questi passaggi tra, anche perché naturalmente il mezzo se ne appropria, lo reinventa e lo forza al massimo. C'è un margine di magia di questa reinvenzione. E ovviamente poi c'è un aspetto anche del gestire il segno, che poi la straordinaria questione a procedere reinventando continuamente altrettanto, ma tutto deve essere assolutamente sotto controllo. L'estrema ricchezza nella
gestione proprio di un mezzo che è un mezzo ricchissimo se lo si usa per le proprietà specifiche e insurrogabili che ha. Poi venendo invece a chiedersi qual è il mondo di Stelluti, c'è una frase che adesso non saprei recitare a memoria, ma che è sul catalogo, che oggi è tua, dove spieghi questa specie di uscita dal tempo. Cioè è chiaro che le immagini di Stelluti sono immagini molto vivide, molto forti e immediate, però sono delle immagini che si sottraggono all'occasionalità, si sottraggono all'episodio e tendono come a uscire non in un, cioè a uscire dal tempo contingente, non per entrare in un tempo metafisico, diciamo in un senso un po' di ecco di chi richiama, ma in una sorta di assolutezza proprio dell'immagine stessa che si sottrae al tempo e diventa qualche cosa di oltre il tempo, in sostanza, ecco, che il tempo non consuma più in qualche maniera, anche se sono che si cristallizza, si può cristallizzare nel nostro ambito, malgrado che i cristalli siano così belli, diventa una cosa un po', sembra un bloccarsi, no, perché sono estremamente vitali, però sono vitali oltre, diciamo, la continua, in qualche modo strutturale, in realtà poi il movimento immaginativo c'è fortissimo, in sostanza. Ecco, questa voglio dire è la perlomeno sono delle indicazioni che penso di poter suggerire a una lettura di Stelluti, delle incisioni di Stelluti. Però non credo che il discorso possa finire qui, non solo perché lui starà covando qualche altra idea e qualche altra soluzione, evidentemente, ma anche perché è un discorso così apparentemente concluso nella sua evidenza, ma quella evidenza apre poi una possibilità infinita di immaginare, di inseguire, di itinerari che forse, diciamo, io riesco soltanto a dire sì, qui ci sono tante cose da scoprire, però non scoprirle tutte, fortunatamente forse. Grazie. Io ho fatto una prima mostra molto bella, curata dal comune nell'88, quando era assessore Pacca. Lo ricordo molto piacevolmente perché fece un bel catalogo, un po' come quello grosso oggi. No, quello era di San Severino, della Fondazione Salimbeni, nell'88. No, lo vorrei ricordare perché... io ho scritto qui alcune cose perché non voglio dimenticare ovviamente nessuno. Innanzitutto, professor Crisporti, come sempre, è stato esemplare e enciclopedico, non so, era un enciclopedico evidente, diciamo. Si ricorda tutto, i raffronti con l'opera degli altri artisti, conosce benissimo la grafica, perché mi piace. Molto bene la conosce. Mi piace. Poi ha fatto, secondo me, un lavoro molto serio, come poche volte ho avuto in tutte le presentazioni che mi sono state fatte, poche volte ho avuto una cosa così molto precisa, profonda, molto approfondita e tutti i punti, tutti gli aspetti del mio lavoro. E poi ringraziamenti anche devono andare a Giovanni Balducci, all'assessore ingegnere Giovanni Balducci, ovviamente, che ha voluto ormai
sono due anni che ne parliamo, ha voluto espressamente questa mostra, il Comune di Fabriano, l'amministrazione e il dottor Giorgio Pellegrini. Ha aiutato moltissimo per tutta l'organizzazione, e anche Luciano Cambucci dell'ufficio stampa del comune. Poi tutto il personale delle maestranze del Museo della Carta, della Filigrana, e vorrei ringraziare anche Massimo Ilari, che ha curato il grafico, che ha curato ottimamente, direi, il catalogo e tutte le immagini del manifesto, del logo, eccetera, gli inviti. Anche i nostri carissimi, i miei carissimi amici Luisa Laureati, Laura Laureati, Marco Bulli, che per i preziosi consigli che mi hanno dato sono stati molto, molto gentili con me sempre. Bene, a questo punto non ci resta che salire e vedere, speriamo che tutto sia acceso. Ormai comincia a far buio, ci vuole tutti i giusti, giusto, con incisione. Ci sono opere che partono, questa è una specie di antologica, opere che partono dal 1971 fino a quando facevo i primi esperimenti con l'incisione, Claudio Bosonetti, mi ha mandato via Gentile, aveva lo studio, ragazzo anche lui via Gentile, negli anni 60, è un grandissimo, secondo me, un grandissimo artista fabrese. Allora si parte dal 71 e si finisce, carcasse di automobili, e poi i girasoli che occupano una parte centrale della mostra, e i soffioni molto evanescenti a volte. Io vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, e spero che vi piaccia. Va bene, vi ringrazio ancora.